Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma oggi abbiamo lavorato un pochino, abbiamo finito un po' tardino. Oggi proseguo con il percorso che abbiamo intrapreso già da settimana scorsa. Capelli belli e sani. Oggi voglio parlarvi dei danni meccanici. Vi create dei danni ai vostri capelli. Sono sicura. Tante di voi si creano un sacco di danni ai capelli. Se noti che hai i capelli crespi, hai i capelli secchi, oppure il colore ti si schiarisce facilmente dopo pochi giorni, poche settimane che l'hai fatto, oppure ti si spezzano con facilità. L'obiettivo di queste dirette, lo sapete benissimo, sono darvi capelli belli, sani, capelli wow. Lo sapete cosa sono i capelli wow? I capelli wow sono quei capelli che chiunque ve li vede dice wow, ma che belli, cosa hai fatto, ma che cambiamento, dove sei stato? Dove sei stata? Come fai ad avere capelli così belli e così sani? E perché ti si spezzano? Perché ti si increspano? Perché il colore ti si sbiadisce facilmente? Perché crei dei danni tu al tuo capello? Come? Cosa sono i danni meccanici? I danni meccanici sono quei danni che ti crei facendo delle azioni sbagliate. Le azioni sbagliate quali sono? Allora, partiamo dalla detersione. Ok, la detersione è il lavaggio. Non devi lavarti i capelli. Tante di voi si lavano i capelli. C'è questa abitudine sbagliata di dire, ah, oggi mi lavo i capelli. No, mi lavo la cute. Non bisogna strofinare. Mi è capitato anche di vedere persone amiche mentre si fa la doccia, che si è magari al mare, che si è in giro. Lavarsi, strofinarsi i capelli, soprattutto voi che avete i capelli lunghi. Non dovete assolutamente strofinare i capelli quando vi lavate la cute, quando per voi vi lavate i capelli, assolutamente. Quello strofinamento con un detergente, magari un detergente anche un po' aggressivo, vi disidrata e vi fa sfibrare il capello. Un'altra azione meccanica che vi crea problemi è l'asciugamano. Lo strofinare l'asciugamano sui capelli, l'asciugarsi i capelli in questa maniera. I capelli vanno tamponati, va asciugato l'eccesso d'acqua tamponando in questo modo, chiaramente avendo in mano l'asciugamano, le vostre lunghezze. Se li avete corti, schiacciando sulla testa in modo da non andare a irritare il capello, irritare il capello è sbagliato, a danneggiare il capello, a far sì che il capello si sfibri. Quando li pettinate, dovete cercare di pettinare il capello, chiaramente parlo sempre di un capello di media lunghezza, dalla punta, con un pettine a denti larghi, perché se no, quando passate il pettine, il nodo, tante di voi strappano il capello. Strappando il capello rimane comunque danneggiato, perché viene strappato, non viene tagliato da una forbice. È come strappare un tessuto o dare un taglionetto al tessuto con la forbice. Il capello dove viene strappato, come il tessuto, si sfibra, si sfilaccia. E quello è un danno meccanico. L'uso quotidiano del phon usato nella maniera sbagliata. È vero, noi siamo i fautori della detersione quotidiana. Facciamo
Per cui automaticamente anche il capello va asciugato quotidianamente, soprattutto in questo periodo d'inverno, se no ci viene un accidente. Quindi va asciugato, ma anche l'asciugatura è molto importante. L'utilizzo di un idratante protettore della fonte di calore è fondamentale prima di asciugarli, e quando li asciughi il phon va tenuto a una certa distanza dal nostro testa e dal nostro capello, almeno a 15 centimetri, sempre in direzione della caduta del capello. Cosa voglio dire? Che dall'alto verso il basso, in modo da non sfibrare il capello. Il capello è formato, vi faccio un esempio banale, come le tegole di un tetto. Ok? Se io vado come l'acqua, no, scivola via, e anche l'aria scivola via e la tegola rimane attaccata. Se viene un vento molto forte in direzione contraria delle nostre tegole, come il phon messo al contrario, rischio che queste tegole si ribaltino e il capello si sfibra. Un capello sfibrato difficilmente riesce a trattenere all'interno l'acqua, l'idratazione. Un capello sfibrato difficilmente riesce a trattenere al suo interno il colore, ed è lì che avrete un capello crespo, un capello secco, disidratato, un colore che sbiadisce velocemente. I danni meccanici li crei tu, devi stare molto attento, attenta, parlo in entrambi i sessi, a come li tratti a casa tu. E se ascolti i nostri consigli che ti diamo nelle varie dirette, sicuramente il risultato finale sarà un capello bello, sano. Wow! Quindi, se vuoi un capello bello, sano e wow, ascolta i nostri consigli, ascolta le nostre dirette. Ti dirò di più. Qua sopra c'è un link dove, se tu clicchi sopra, puoi scaricare il nostro libro che parla di consigli, dove ti diamo i consigli di come trattare il tuo capello, il perché certe azioni non bisogna farle e invece bisogna farne delle altre, miti da sfatare, i consigli della nonna. Se vuoi capelli belli e sani, puoi anche contattarci allo 0371 898900, prendi un appuntamento, facciamo una consulenza e ti spieghiamo tutto quello che il tuo capello ha bisogno. Affrettati, non andare in giro con i capelli secchi, disidratati, con il colore che sbiadisce facilmente. E io adesso ti saluto, ti auguro buon appetito e ci vediamo noi mercoledì prossimo con Paolo, con una nuova diretta sui capelli belli e sani, invece venerdì. Ciao a tutti, buona giornata e buon appetito!